davanti, davanti. A metà mattinata i nostri amici decidono di uscire allo scoperto per effettuare il recupero di alcuni storni feriti, e ciò perché essi potrebbero occultarsi senza rimedio e rendere inutile ogni tentativo di recupero. La giornata è inizialmente fosca, pare voglia schiarire, anche se il sole fatica a far breccia tra le nuvole in maniera permanente. Trovandosi il capanno ai margini di un boschetto, in zona d'ombra e praticamente invisibile ai volatili, anche i cameraman si sbizzarriscono effettuando riprese di raro verismo e singolare efficacia venatoria. Sequenze praticamente irrealizzabili da altri o diversi punti di ripresa. Siamo nel momento centrale della mattinata e gli arrivi continuano con buona frequenza.
I nostri amici, che praticano in modo sistematico questa caccia durante tutto l'arco della stagione, hanno affinato un insolito affiatamento, un esemplare sincronismo nello sparo ed una complicità senza pari nel dar vita alla tesa. Una diversa e singolare complicità si è instaurata tra i nostri amici ed i loro richiami. Tanto che dopo diverse stagioni di utilizzo dei soliti richiami, essi hanno imparato a decifrarne il canto in maniera sorprendente, giungendo persino a comprendere dalle diverse modulazioni dei loro comunicati canori quando, ad esempio, transitano ad alta quota storni che l'occhio umano difficilmente riesce a scorgere in cielo. Dalle voci delle spie, i giovani romagnoli capiscono se gli avvistati sono singoli individui o più d'uno, o addirittura quando i volatili selvatici compaiono all'improvviso a pochi metri dal capanno. Può accadere talvolta che i cacciatori si trovino appostati in situazioni nelle quali gli storni arrivano sulla tesa dal retro del capanno. In simili frangenti, senza le spie che li avvisano dell'arrivo di uccelli da tergo, i cacciatori finirebbero per essere immancabilmente individuati dai selvatici senza nemmeno avere il tempo di imbracciare il fucile. Dalle nostre parti in Emilia si dice che il gioco è bello quando è corto. Non sappiamo quanto valga il proverbio oltre i confini regionali, ma anche per i nostri amici romagnoli appagati degli eventi vissuti in misura superiore ad ogni più rosea aspettativa, si avvicina l'ora di sospendere le ostilità con le loro prede preferite. Gli stessi richiami vivi rientrano senza creare particolari problemi nelle apposite cassette. Rimane il tempo per scattare una foto ricordo di un carniere memorabile, del quale serbare memoria per i giorni che verranno. Noi della produzione vi diamo appuntamento per la prossima avventura di caccia allo storno, rimandandovi per ora alla fine del filmato per il consueto ralenti revival delle azioni venatorie più avvincenti. Thank you.